Cristiano Vignali per il giornale di Chieti in compagnia dello storico teatino Giovanni Salve Liberato. Cristiano. Oggi ci parlerà del suo libro, il suo ultimo libro, La Via Celeste. Come mai questo nome e di cosa tratta questo libro? È un omaggio a Pietro del Morrone, conosciuto meglio come Celestino V, che visse tra le nostre montagne nel secolo XIII e divenne papa nel 1294. Il libro è un libro di storia. È un libro di storia che analizza fondamentalmente le vicende europee nel gran teatro illuminato dalla luce di Roma, dapprima con la spada e in seguito con lo spirito. Il libro è un tentativo di ricerca che parte dai deserti rocciosi di Qumran e arriva fin sull'isola verde d'Irlanda per poi approdare oltreoceano, negli Stati Uniti. Che collegamento c'è con l'Abruzzo, con le montagne abruzzesi e eventualmente con Chieti, se c'è qualche collegamento? Allora, il collegamento con l'Abruzzo e con Chieti in particolare verrà da me affrontato nel libro che sto attualmente scrivendo, Come si intitola? che si intitola Abruzzo Simbolico. In questa ulteriore opera svilupperemo le tematiche della Via Celeste attraverso un'ottica metastorica e le adatteremo al nostro contesto più particolare, inserito nell'ambito vasto della grande storia mondiale ed europea, che ci interessa anche più da vicino. Un appello ai nostri ascoltatori. L'appello è questo, di leggere e rileggere la storia anche attraverso le vicende che non si fermano ai semplici fatti e accadimenti come riportati dai manuali. Io invito sempre, per esempio il lettore dei miei articoli e dei miei libri, a interrogarsi sui nomi dei luoghi, delle persone, affinché abbiano più elementi di giudizio. Ringraziamo Giovanni Liberato, da Cristiano Vignale è tutto per il giornale di Chieti. Grazie. Grazie.